Ciao, sono in un punto vendita hobby e oggi ti farò vedere come costruire un tavolo partendo da zero. Tutto l'occorrente e i vari passaggi del lavoro li puoi trovare sul sito di Hobby Italia. Ho deciso di fare un tavolo coperto di mattonelle, nella fattispecie coperto di mosaico. Quindi l'asse del tavolo, diciamo il piano del tavolo, me lo sono fatta tagliare a misura per evitare di tagliare le mattonelle, perché quello è ben più complicato. Non ti do una dimensione perché ovviamente dipende dalla dimensione delle mattonelle che hai scelto oppure dalla dimensione della stanza dove vuoi mettere il tavolo. Adesso do una mano di fondo all'acqua perché poi su questo piano dovrò mettere la colla e voglio isolare il legno dalla colla. Quindi questo lo faccio con del fondo per legno. Do una mano dappertutto e lascio asciugare. Non ho carteggiato prima e non carteggio neanche adesso perché mi serve che il legno sia leggermente ruvido perché la colla per piastrelle aderisce meglio. Adesso giro la tavola e vado a costruire una struttura che mi serve sia per tenere le gambe del tavolo sia per evitare che l'asse si imbarchi. Mi disegno un rettangolo all'interno dove andrò a posizionare i listelli di legno. E questa è la vera differenza tra me e l'attrezzista. Il mio attrezzista non avrebbe mai usato una riga, avrebbe usato un metro, io invece sono decoratrice e uso la riga. Mi sono fatta tagliare dei listelli di legno della dimensione del rettangolo che ho disegnato. Adesso con il trapano farò gli inviti per le viti. Scusate il gioco di parole. Uso due viti per ogni listello. Prima di spiegarti come montare le gambe, voglio insistere sull'importanza di questa struttura. Serve non solo alla stabilità delle gambe, ma anche a limitare il fatto che l'asse si possa imbarcare. Ho scelto di lasciare il più lungo possibile il listello della parte corta perché il legno si imbarca nel senso della venatura e quindi a me serve contrastarlo in questo senso qua. Le gambe le avvito come i listelli sul legno, ma prima di far ciò metto della colla vinilica sui lati. Non la metto a pennello, la metto in cima e la lascio colare. Prendo la gamba, la appoggio. Anche qui faccio l'invito con il trapano prima di inserire la vite. Quando monti i listelli, quando metti queste prime viti qui, devi considerare il fatto che poi dovrai utilizzare altre viti nell'altro senso per bloccare la gamba. Quindi queste vite qui non possono essere troppo vicino agli angoli, perché sennò tutte le viti si incrociano. Altra cosa da considerare è che le gambe poi andranno fissate da sopra con un'altra vite centrale alla gamba. E quindi anche queste qui che sto inserendo adesso dovranno essere più laterali, in modo da lasciare lo spazio a quella sopra per poter entrare. Faccio la stessa cosa per le altre tre gambe. Adesso ho girato il tavolo e devo fissare le gambe dall'alto. Per far ciò devo inserire una vite al centro della gamba. Quindi tu dovrai calcolare lo spazio che hai lasciato dal bordo più il listello più metà dello spessore della gamba. Una volta segnato il centro della gamba, faccio l'invito con il trapano e metto la vite. Adesso devo fissare questi listelli sul perimetro del tavolo. Sono più sottili di quelli che ho usato per la costruzione e servono a contenere la colla per piastrelle che andrò a mettere sul piano, ma soprattutto lo stucco per le fughe. Quello quando viene applicato è abbastanza liquido e colerebbe da tutte le parti. Per una questione di estetica e di mio gusto personale, ho deciso che i listelli sulla parte corta sono esattamente della stessa dimensione del lato corto, mentre invece quelli più lunghi si sovrappongono in modo da avere un angolo pulito. Per fissare questi listelli al tavolo devo appoggiare le mattonelle, nel mio caso il mosaico, per capire quale sarà l'ingombro. Quindi devo calcolare lo spessore della mattonella e anche lo spessore della colla, che sarà all'incirca di 3 mm. E poi lo fisso con chiodi e martello. Se ti puoi fare aiutare da qualcuno è ovviamente molto più semplice. Visto che sono da sola, il modo più semplice per procedere è appuntare i chiodini.
Ho fissato il primo listello con due chiodini, adesso ne metterò altri per renderlo ancora più aderente al laterale e faccio la stessa cosa su tutto il perimetro. Adesso preparo il collante per le piastrelle. Due parole su questo collante: ho scelto un collante per piastrelle flessibile perché lavoro sul legno, che comunque è un materiale flessibile, quindi mi serve qualcosa che sopporti i leggeri spostamenti che ha il legno. Metto un goccino d'acqua in fondo al secchio, rovescio la polvere . Aggiungo l'acqua mano a mano e devo ottenere la consistenza di uno yogurt denso. Quindi se vedo che è troppo liquido, se ho aggiunto troppa acqua, aggiungo altra polvere. Ho lasciato riposare la colla 5 minuti, adesso do un'altra girata e la posso mettere sul mio piano. Per stendere la colla per piastrelle utilizzo questa spatola con dei denti quadrati come questi. È proprio lei, è la sua. Devo stenderla bene dappertutto, devo tirarla naturalmente, ma non troppo, nel senso che nelle parti dove è più bassa comunque deve rimanere un velo di colla sulla superficie che sto trattando. La colla per piastrelle ci mette 12 ore per diventare dura, per diventare come cemento, ma per la lavorazione hai all'incirca 10 minuti, quindi di buona lena. Una volta finita di stendere la colla, posso posizionare il mosaico. Il consiglio che ti do è quello di appoggiare semplicemente le piastrelle senza spingerle nella colla, perché in questo modo poi le potrai spostare se ce ne sarà bisogno. Quando posizioni le piastrelle devi lasciare lo spazio delle fughe, devono essere regolari. Io qua ne ho alcune già segnate, ma quando metto due fogli uno accanto all'altro non li metto attaccati, ma lascio qualche millimetro in modo da avere delle fughe regolari. E adesso con questo listello controllo che siano tutte omogenee e se serve batto leggermente sulla superficie. In questo modo, se ce n'è una che è leggermente più sopraelevata, viene abbassata a livello delle altre. A questo punto lascio asciugare la colla per almeno 4 ore. Adesso preparo il riempifughe. Anche in questo caso è un riempifughe flessibile, sempre perché lavoro sul legno, che è un materiale che è un po' elastico. Anche in questo caso ha la consistenza dello yogurt, leggermente più morbido della colla. Utilizzo una spatola morbida per stendere bene il riempifughe e per naturalmente farlo penetrare nelle fughe. Per riempire tutte le fughe devo spalmarlo ovunque, anche sulla superficie di tutta la piastrella o in questo caso del mosaico, poi si toglierà naturalmente, poi verrà pulito. Un'altra cosa che ti volevo dire sul riempifughe è che non l'ho scelto bianco, bensì beige, perché volevo riprendere il colore del travertino. Ho finito di stendere il riempifughe con la spatola e adesso tolgo il grosso con una spugna umida. Una volta finito di pulire con la spugna, lascia attirare il riempifughe fino a quando vedrai apparire una patina bianca. Quando si crea la patina bianca è il momento di toglierla con questa fibra abrasiva. Cioè basta sfregare la superficie e l'eccesso di riempifughe se ne va. Questo devi farlo quando si crea la patina bianca e non aspettare che asciughi completamente, perché altrimenti è molto difficile da togliere. Asciuga completamente in circa 4 ore, dopodiché posso passare alla pittura. E finisco il tavolo con una mano di smalto. Questo è uno smalto 2 in 1, quindi non ho bisogno di passare il fondo. Ho scelto di dipingerlo a smalto perché è il colore più adatto sul legno, questo è satinato, mi piace la finitura.
Ecco il tavolo finito. Adesso prova a replicarlo anche tu. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne tanti altri, iscriviti al canale YouTube di Obi.